been the object of someone's hate. Like you stood all alone, have you ever felt this way? Have you ever been betrayed? Labeled words you just can't say. Suffered silently, wanting to be raised. Oh, finalmente è tornato il mercato in Centro Rivarolo. Assolutamente sì, finalmente dopo 3 anni di confronti, lavori, discussioni si è trovata la soluzione tecnica corretta e questa mattina una grandissima collaborazione degli operatori ambulanti che sono riusciti a stare nei limiti e nei canoni che il piano di sicurezza predisposto ha richiesto ci ha permesso di finalmente festeggiare il rientro del mercato in centro città per ricreare questo bel dialogo tra commercio ambulante e commercio fisso che aspettavamo da tempo. Quindi ritroviamo i banchi in Corso Torino e in Via Ivrea e poi non più in Corso Indipendenza ma in Via Carise. Sì, assolutamente sì. Il tratto di Corso Indipendenza, che è un tratto settoriale del settore scarpe, già da tempo in realtà, ben prima di tutte le vicende dello spostamento, aveva comunque richiesto una nuova locazione per vedere, insomma, di migliorare anche proprio il concentrico del mercato, insomma, proprio perché Corso Indipendenza tende naturalmente a portare un po' fuori dal centro storico. La nuova posizione in Piazza Carisia, nel parcheggio superiore alla Piazza Massoglia, permette di creare un miglior collegamento tra l'asse di Corso Torino e Via Ivrea e la Piazza Mercatale Centrale. Sono state adottate anche alcune misure come l'acquisto di un megafono, una copertina, i corsi per gli operatori e un vigile del fuoco che è presente al mercato. Sì, il modo che abbiamo trovato per riuscire a riportare il mercato in centro tratta il mercato proprio come l'abbiamo inteso, devo dire, in maniera collettiva, maggioranza, minoranza, cittadini, operatori ambulanti del commercio fisso, come un evento del centro storico, un evento settimanale del sabato. Nel trattarlo come un evento ci siamo adoperati a costruire un piano di sicurezza che garantisse sì quelle famose metrature delle linee d'emergenza che però devono essere mitigate perché comunque abbiamo dei limiti fisici che abbiamo durante tutta la settimana in realtà in Via Ivrea. Per mitigare questo abbiamo dovuto avere degli accorgimenti aggiuntivi, ad esempio avere un coordinatore emergenza, e per adesso ringraziamo i Vigili del Fuoco proprio per averci supportato in questo, e poi probabilmente negli anni a seguire subentreranno anche altre associazioni, perché abbiamo un operatore formato ovviamente con il rischio elevato, antincendio rischio elevato, che fa da coordinamento, verifica la mattina che al posizionamento dei banchi siano rispettate le distanze richieste, controlla la presenza degli addetti antincendio che hanno la formazione adeguata, e per questo ringrazio ancora gli operatori ambulanti che si sono messi anche a disposizione di queste ulteriori formazioni, e così siamo riusciti, diciamo, ad avere una struttura che garantisca la sicurezza, perché il tema di questi anni è stato proprio questo: riuscire a riportare il nostro evento in centro ma garantendo la sicurezza e degli operatori e dei fruitori, ma anche di chi vive Via Ivrea, Corso Torino, e di chi vi abita. Dopo tante battaglie il mercato è tornato in Centro Rivarolo. Sì, finalmente, una dura battaglia che Riparolium ha portato avanti fino alla fine. Io penso che l'amministrazione dello Stagno dovrebbe chiedere scusa ai cittadini, soprattutto per i soldi che ha fatto spendere per riportare ciò che già era qua. Si diceva che non potevano appunto riportarlo perché diversi studi a cui hanno affidato l'analisi per la sicurezza in centro, soprattutto in Via Ivrea, bocciavano l'idea di riportare il mercato in centro. E questa è la dimostrazione che in effetti si poteva tranquillamente a fine crisi Covid riportare il mercato. Purtroppo non volevano, abbiamo dovuto insistere. Io ringrazio anche il mercato e tutti gli operatori che hanno appoggiato questa causa e i cittadini che ci hanno appoggiato nel riportare finalmente un po' di luce e di socialità in Centro Rivarolo.
Sono state fatte proteste, raccolte firme, incontri con i sindacati. È stata lunga, è stata veramente lunga, non so se un paio d'anni, veramente lunga per riportare ciò che era dovuto alla città di Rivarolo. Gli ambulanti di Costa Indipendenza invece hanno preferito via Carisia. Via Carisia, vabbè, quella può essere una soluzione, ce ne possono essere altre, l'importante era comunque riportare in centro e che la vitalità di Rivarolo ritorni allo splendore di una volta.